Attenzione! Il seguente video si basa sull'esperienza personale. Ha come unico scopo quello di illustrare tutti gli aspetti positivi o negativi che ritengo personalmente evidenziare. Se ritieni di aggiungere altro, commenta e ricordati di iscriverti al canale. Ciao ragazzi, un mio amico mi ha fatto una bella idea. Visto che tu hai fatto tanti tipi di lavori diversi, perché non puoi spiegarli anche attraverso dei piccoli video? Una mano anche a coloro che stanno entrando nel mondo del lavoro a capire quello che stanno facendo, quello che vogliono fare, quello che gli piacerebbe fare. E qui è nata l'idea. Uscirà un video ogni 10-15 giorni. Iniziamo con il lavoro che tutti i ragazzi all'età di 16 anni cominciano a vedere. È ovviamente il bagnino. Comunque non si dice bagnino, si dice assistente bagnanti. Andremo a vedere quindi come si diventa assistente bagnanti, cosa fa e alla fine il guadagno. Allora, come si diventa? Bisogna prendere il brevetto. Ci sono tre tipi di brevetto: piscina, laghi e mare. Ovviamente ogni tipo di brevetto, diversi tipi di esami, pratico e teorico e anche scritto. Adesso non sto a prolungarmi, intanto dovrete fare un corso. In questo corso teorico vi spiegheranno come salvare una persona, come comportarsi in situazioni di emergenza, e le dotazioni che un assistente bagnante deve avere e quali sono i compiti e i doveri anche. Io vi consiglio di iniziare magari col brevetto da piscina, perché il brevetto da piscina comporta probabilmente, ma è una questione di percentuale, meno rischi, meno responsabilità. E poi semmai, se vi piace la tipologia di lavoro, prende successivamente anche quella per il mare. Per quanto riguarda appunto questi esami, sono molto semplici, almeno al parer mio. Mi sembra che ci siano tempi e sembra che dovete recuperare un oggetto in fondo alla piscina, scritti ed orari. Ovviamente non vi possono non chiedere esempio le dotazioni, la piscina, cioè il pH e il cloro. Cosa fa? Tutti quanti vedono il bagnino come quello che sta seduto e non fa niente. In realtà non è che non sta facendo niente. Il bagnino ha dei compiti molto precisi, ha molte responsabilità, più di quelle che voi pensate. Normalmente il bagnino, quando voi lo vedete in piscina, ha già fatto un lavoro prima. Quindi ha già misurato il pH e il cloro, ha controllato che i valori sono precisi ed esatti e non sono errati, anche perché se fossero errati voi non potrete entrare dentro la piscina. Il bagnino non si occupa solo della piscina, deve pulire il bordo della piscina, deve levare il robottino che la sera prima ha messo, quindi non è che non fa niente. E poi soprattutto, la cosa più importante, vi controlla. Comunque controlla i bambini. Voi immaginate un bagnino in un acqua park dove corrono 3.000 bambini davanti a lui, a bordo della piscina, prima o poi scivolano, si sbucciano e poi il genitore va da lui a dire perché è successo questa cosa. Quindi il bagnino esattamente cosa fa? Sorveglianza, assistenza, manutenzione, controlli, sistema magari quelle piccole cose che la piscina gli può chiedere, quindi il sdraio, i lettini, gli ombrelloni aperti e così via. Quanto riguarda lo stipendio, il guadagno, la parte che più vi interessa, è un discorso un po' complicato, ovviamente varia in base alla tipologia di brevetto, piscina, mare, fiume, lago, qualunque esso sia dove voi operate, ma cambia anche a livello di piscina stessa, perché una piscina condominiale ti può pagare, perché non è detto che ti paga meno degli altri, però ti può pagare meno magari di uno sporting club dove magari voi avete 100 persone in acqua. Il bagnino della piscina ha un'oscillazione minima dai 4 euro e può arrivare anche agli 8 euro all'ora. Per quanto riguarda i soldi, sono abbastanza precisi e ti dicono 4 euro l'ora, tu prenderai 4 euro l'ora netti. Se tu prenderai 8 euro l'ora, ti daranno 8. Comunque questo brevetto si può prendere dai 16 anni in su, se non ricordo male.
E a 16 anni è difficile che ti affidano subito una piscina, al massimo ti affiancano un altro bagnino, quindi stai tranquillo che tu prenderai 4 euro l'ora. Man mano che vai avanti, cosa che è capitata pure a me, ti affideranno una piscina quantità di persone molto più elevate rispetto a quelle che potevi pensare di poterle controllare. A me personalmente avevo iniziato con una sostituzione, poi quando questa associazione in cui ero iscritto, molto famosa nel Lazio, ha visto che lavoravo bene, ha deciso addirittura di mettermi full time, così. Ovviamente il discorso varia poi per quelli laghi e mare. Io adesso il lago purtroppo non ve lo so spiegare, non so dirvelo, però per quanto riguarda il mare ho diversi amici che me l'hanno spiegato. Si parte ovviamente da un minimo molto più alto rispetto a quello della piscina, che mi sembra sia 8, adesso questo non me lo ricordo molto bene, ma può arrivare anche a 15 euro l'ora. Ovviamente varia tutto quanto in base a dove vi trovate. Qual è il consiglio che vi posso dare io? Intanto di prenderlo, anche per un altro motivo, non soltanto perché è un brevetto che voi magari vi ritroverete. Io conosco, ho conosciuto, ho sostituito diversi colleghi che avevano 40 anni, ma è un tipo di brevetto che, se non mi sbaglio, può essere riconosciuto anche a livello di credito per la scuola, se non mi ricordo male, ma soprattutto ti fa punteggio per eventuali concorsi futuri per l'esercito, marina e quant'altro. Questo è il consiglio che vi posso dare io. Fatelo. Mi sembra di aver detto tutto quanto. Ci vediamo al prossimo video. Man mano andremo avanti con la tipologia di lavoro. Ricordatevi di mettere mi piace ed iscrivervi. Ciao ragazzi!